Adesso diamo la parola a Enrico Letta. Faccio una domanda, ovviamente si può commentare tutte le considerazioni che ha ascoltato finora. Faccio una domanda a lui e poi la giriamo anche all'onorevole Della Vedova. No, gli volevo chiedere se rispetto appunto alla concorrenza, rispetto alle liberalizzazioni, in questi 2 anni e mezzo, 3 anni che sono stati richiamati dal professore, c'erano stati dei passi indietro, se appunto rispetto anche alle tariffe minime, alle mensolate di Bersani si erano fatti dei passi indietro, e se questi passi indietro diciamo il paese, i cittadini, le imprese, l'efficienza li stanno pagando. E poi ovviamente questa domanda la facciamo anche a Della Vedova, così capiamo anche come la pensa lui su il lavoro della maggioranza in questi anni. Ma rispondo subito, così entro nel merito. In questi ultimi 2 anni i passi indietro sono stati enormi, ma non solo imputabili a scelte ideologiche di questo governo in Italia. Sono stati passi indietro enormi perché la crisi, e il libro ne tratta in modo molto efficace secondo me, tutta la parte del rapporto tra crisi e concorrenza è forse la parte che interroga di più. La crisi ha comportato un allentamento, come è sempre capitato nella storia, un allentamento molto forte delle regole concorrenziali a livello globale e a livello europeo in particolare. E quindi io parto dall'Europa per dire che l'Europa, a cui dobbiamo tutto in materia di concorrenza, negli ultimi 2 anni è stato un disastro invece. E lo dico da europeista militante quale sono, a prescindere, ma l'Europa negli ultimi 2 anni ha fatto scelte di ritorno indietro molto pesante, intanto in materia di aiuti di Stato, insomma è stato fatto letteralmente di tutto in questi 2 anni con una nonchalance della Commissione Europea abbastanza imbarazzante, e questo ha ovviamente propagato un clima in Europa che è un clima che ha fatto il paio ovviamente con il clima generale, per cui c'è la crisi, bisogna che la politica agisca e bisogna che si sospendano alcune regole. Io sono molto in sintonia con lo spirito del libro invece, il spirito del libro che è esattamente opposto rispetto a questa logica, e la frase simbolo, la concorrenza non è il problema ma è sta dalla parte della soluzione. Io volevo innanzitutto reagire a 2 o 3 spunti, poi ne vado a torno un po' cercando di spiegarmi meglio su quello che dicevo all'inizio, perché ad esempio anch'io sono convinto, e mi piace che ho fatto l'ultimo, ha sottolineato che anche per quanto riguarda la telefonia fissa bisogna stare attenti a dire che è stato un fallimento, perché la cosa che tu devi guardare non è tanto la pluralità, questa almeno nella mia visione, le quote di mercato, la pluralità. Lì c'è un problema sul fatto che l'incumbent in Italia, a differenza di in Europa, ha comunque un margine di mercato più ampio, ed è un problema perché ci sono alcuni elementi perché riescono a catturare il regolatore, insomma, però quello è un problema. Ma l'elemento determinante sono le tariffe, perché è comunque un mercato aperto. Cioè, io ci ho fatto, ci sarà qualcun altro anche qui dentro che ha un operatore fisso diverso. Quindi la garanzia è l'apertura del mercato, non tanto. Non sono necessariamente le quote di mercato. Quello di cui noi dobbiamo essere sicuri è che Telecom non si inventi il marchingegno per impedire agli altri di accedere alle centraline, tutte queste cose. Dopodiché, se Telecom riesce a tenere una quota di mercato con le tariffe che scendono, perché sono scese drasticamente, quello di per sé, dal mio punto di vista, non è un problema di concorrenza. È un vero problema di concorrenza garantire
che il mercato sia aperto e che tutti gli operatori giochino su un piano comune. Anche altre cose, cioè io tendo a scindere proprio nel ruolo e negli strumenti tra quelle che sono le politiche consumeriste e quello che riguarda la concorrenza. E secondo me sovrapporre, come spesso si fa, e come anche comprensibilmente, se vogliamo, da un punto di vista del marketing politico è stato fatto nella stagione delle cossidette liberalizzazioni Bersani, sovrapporre le due cose non è il massimo a cui si possa arrivare. Cioè, le pratiche delle aziende truffaldine sono un problema consumeristico. Rifacciamo la class action per la pubblica amministrazione, per tutte le cose, giusto, ma quello è un problema che non è un problema di concorrenza.